presente la rete di puntini che ci sono su un fico d'India? Andiamo a vedere. Fatta questa serie di operazioni, devo andarmi a cercare gli andamenti delle spine, dei ciuffi di spine del fico d'India. Allora vediamo un po'. Io ho da questo punto, facciamo finire questo mi finisce qui. Io spero di avere gommapane qua dentro. Sì, ce l'ho, meno male. Eccola qua. Io le tengo, cioè in realtà siccome mi piacciono gli ovetti Kinder, mi sono inventato che questo è il contenitore ideale per le gomme pane. Le gomme pane ci vanno a nozze. Adesso do una piccola ripulita, anche perché ho un problema. Ho un problema con questo, non è qui. Quindi me lo pulisco, ecco fatto. Qui non mi serve. Pulisco un po' di cose. Adesso qui devo pulire ancora. Praticamente questo è quello che farò, però qui devo dare qualche piccolo particolare in più perché sennò non si capisce nulla. Allora, intanto questo mi rientra fino a qua. Qui c'è una foglietta che gira così e va in questa maniera. Oh, questo disegno è un disegno che ho proposto, anzi che mi ha chiesto, perché io non gliel'avrei proposto, perché secondo me è un disegno complicato. Adesso è un disegno piuttosto complicato anche per me. Però Paola F90 me l'ha chiesto, ha detto no, mi piace tanto, facciamolo, facciamolo. E per cui adesso, però insomma qualche difficoltà ce l'ha, anche se si sta svalutando troppo, perché io ho visto il disegno che ha fatto, è buono, però mi ha chiesto di lavorare sul suo, insomma, di fargli vedere, di dargli qualche spunto. E come ho fatto la settimana scorsa con la barca di Antonella, questa settimana lavoro su questa, tanto a me non cambia nulla. Tanto io, cioè, non cambia nulla, nel senso che io questa serata la dedico ai disegni, alla pratica deliberata, e quindi mi studio le cose. Ah no, devo cercarmi. Allora, parto da qui. Io qui ho una linea che se ne va così, e adesso le linee le faccio leggerissime. Comunque, praticamente sto costruendo la rete dei, poi ce n'è un altro che parte da qui. No, questa è questa qua. Ce n'è un altro che parte da qui e se ne va giù in questo modo e arriva fino a qua. Adesso qua questo qui va così, perché si muove con una specie di forma elicoidale. Poi ce n'è un altro che arriva qui. Da questo punto ce n'è una. C'è una linea che gira e arriva qua. Ce n'è una che gira così. Poi ce n'è un'altra che parte da qui e gira così, arriva fino a qui. Poi
Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.